Ma recentemente anche quando era successo quel fatto della donna che allattava, che era stata, poi a qualche giornale ho risposto che in maniera molto profonda e molto autentica un salmo, che è il Salmo 130, descrive così l'immagine della felicità, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come immagine di felicità dell'uomo. Noi preghiamo la Madonna che conceda a tutte le nostre famiglie, a tutti i nostri bambini, soprattutto, che spesso alcuni di loro vivono in situazioni di disagio, di sfortuna, di non accoglienza, che conceda a tutti di sperimentare questa felicità, perché nella misura in cui si conosce la felicità si diventa poi missionari della felicità, perché è insopprimibile il desiderio di felicità nel cuore, e lo dobbiamo capire per noi, ma ovviamente per tutti. Per questo ci affidiamo a Maria.